Ciao ragazze, allora ho appena finito di farvi il video sul cosa c'è nella mia borsa, lo sto anche già caricando su YouTube, quindi già stasera dovreste vederlo, salvo imprevisti youtubiani. Sapete che ogni tanto fai capricci, ma a me sembra che proceda tutto per il meglio e tra 57 minuti andrà online. Detto ciò, vi ho messo un post su Instagram perché ho riacceso la videocamera? Perché visto che è 2 giorni che riesco a mangiucchiare e permettetemi, è una settimana tonda tonda perché l'ho fatto venerdì scorso il piercing, che non mangio assolutamente niente, cioè nel senso mangio, ma tutta roba liquida e quindi è un po' frustrante, ecco. Quindi, visto che da stamattina che mi sono da pranzo, in realtà, che ho questa voglia di mozzarelline impanate, allora con Federico abbiamo deciso di mangiare un po' sano e un po' no stasera, anche perché non ho nessuna intenzione di ricominciare a mangiare schifezze. Però, dopo questa settimana di tortura, ho deciso di farmi un regalino, un contentino, mettetela come volete. Insomma, ho preso le mozzarelle impanate, ho preso le crocchette di patate e niente. Quindi associeremo sano e non sano stasera. E vi ho messo il post su Instagram se volevate il video appunto mukbang, in cui vi facciamo vedere cosa arriva appunto a casa, cosa mangiamo, mangiamo magari con voi, chiacchiero un po' con voi mentre mangio, insomma, queste cose qua. Quindi, visto che volevo provare a fare questo video e voi avete appunto acconsentito, lo faccio. Quindi questa è una piccola intro per spiegarvi un po' come mai così questo video così flash, lanciato così. Però appunto è successa questa cosa, abbiamo preso questa piccola decisione e quindi vi coinvolgo come sempre. Quindi niente, adesso finisco di caricare il video, almeno aspetto che carica e aspettiamo anche il fattorino che ci porterà queste cosine sfiziose. Eccoci, allora è arrivato il pacchettino e qui ci sono già le nostre minestre anche pronte. Io aspetto che si raffredda, invece Fede aspetta solo il parmigiano che adesso gli metto. E volevo solo far vedere cosa è arrivato. Allora, vabbè, un volantino che penso sia del posto. E poi qua ci sono tutte le cosine belle calde. Mettiamo tutto in tavola. Mi ricordavo di aver preso tutta questa cosa. Io riuscirò a mangiare pochissimo, ovviamente, però così avanza qualcosa anche per Ricky. E il sacchetto è, ahimè, vuoto. Allora, stiamo iniziando dalla minestra. La faccio vedere, una semplicissima minestra di verdura che a Fede sta piacendo molto, tra l'altro. Adesso assaggio. Sembra zucca? In realtà non c'è zucca dentro, però meglio se sa di zucca. Molto buona. Io vi risparmierei la minestra. Vede, continua a dire che è buonissima. Non lo so. Quindi ci vediamo poi quando assaggiamo queste cosine. Allora, minestrone finito. Cosa hai trovato? Allora, stiamo aprendo i pacchettini. Adesso Fede, me lo metti sopra il tuo, così almeno facciamo spazio. Allora, qua. Guarda cosa ho trovato. Ah, le crocchette di patate. E tanto sono doppie, vedi? Crocchette di patate anche qua. Le apriamo anche perché io. Queste due le apro io. Aspetta. Anche perché io non le posso mangiare calde, quindi. Vedete, tanto sono uguali. Qua c'è le mozzarelline. Eh beh, lo stacchiamo, eh. Ho appiccicato veramente. Tocca all'ultimo pacchetto gigantesco, maxi gigante. Cos'è? Patate fritte? Giusto! Guarda quanto che buono!
tutto. Molto bene. E ora? È l'ora di mangiare. Dai, andiamo con la prima mozzarellina. Io ho paura. Faccio piano piano. Magna, magna tutto. Magari là la taglio in due. Pezzettini piccolini. Ci metterò un po' di Dai. Io inizio con una roba cicci cocco. Su cono che faccio il nonno. Con la figlia di tutto. Il dottore si ammala. Ammala. Piano piano. Ragazzi, avevo una voglia. Buonissima. Troppo buono. Poi ci sono anche, adesso appena si freddano, queste qua riesco a mangiarle sicuramente meglio perché, sì, perché si sciolgono in bocca e patata, quindi sì. Invece le mozzarelline devo andare più attenta, vero? Proviamo la patata perché sono fritte, quelle fritte no. Meglio queste. Però io ho proprio voglia di mozzarellina. Che buona questa qui fuori. La crosta, eh? Proprio buone. Tocca ad assaggiare questo con le patate. È buono. Buonissima. Mi sembra di sì. Tutto ottimo. Se siete di Torino, vi lascio il nome del posto, che è Pizza da Matti. Pizza da Matti, veramente buona. Non so la pizza però come sia, non l'ho mai presa. Però queste cosine qua sfiziose sono veramente buone. Domani le devi comprare. Sì, tutti i giorni. Così diventiamo così. Dai. Buone mozzarelline. Io ho proprio voglia di queste, però devo fare molta più attenzione. Perché è troppo lunga la barretta. Rischio di spaccarmi un dente. È super che buonissimo. Anche tu? Andiamo avanti con le crocchettine di patate. Buono. C'è Nada qui che ci sta supplicando. Buone sì, solo che devo stare anche attenta che non siano troppo calde. Calde? No, è mio. No? È mio. Buonissime. Anche perché queste si sciolgono proprio in bocca. Però anche queste sono belle sardine. Questo è il blu. Che goduria. Sembra che ti piaccia. Sembra? Sì. Mi piacciono proprio. Tanto tanto. Stavo guardando il volantino di questo posto che, guardate, c'è delle immagini de... No vabbè, adesso qua non ce n'è. La lasagnetta. Questo è buono. Là. Vabbè, qua ci sono tutti i menù. Però se vai a mangiare lì. Se vai a mangiare lì dove? Sembra, devo guardare qui su Google dove rimane sto posto. Qua vicino, ma non ho capito bene la via.
Intanto che ci penso, io vado avanti con le crocchettine di patate. Sono un po' distrutte, però meglio perché vuol dire che dentro è proprio morbido. Fede mi fa vedere questa patatina. È proprio grande. Enorme. Assaggiate le migliori patate. Assaggiate. Ci potete vedere anche queste cose, tutto quello che volete, anche questa qua. Io però voglio queste, però faccio un po' fatica a mangiarle, però due o tre sono riuscita a mangiarle. Se dentro ci fossero le patate, come sarebbero buone. Buone sì, però io dico che queste sono le buone. Sì? Anche queste, però le mie preferite proprio preferite per me. Quelle. Sono già piena perché ragazze. Io no. Non sono più abituata. Cosa riempi per favore? A mangiare così queste cose, perché poi ho mangiato poco, ho mangiato due crocchette di mozzarella lì, le mozzarelline, e tre di queste qua di patate, quindi non è che ho mangiato chissà che, però sono già, non sono abituata a questi tipi di cibi e quindi mi riempio subito. Però io voglio ancora una mozzarellina, ragazze, però vi risparmio lo spettacolo perché faccio un po' di fatica, sinceramente. Sì, dentro mi si è distrutta proprio tra le mani. Facciamo un montaggio. Dentro se ci fossero le patate, proprio sarebbero buone. Ma con le patate sono come queste. Che sì. Cambia. Sì, sono però, buone proprio perché c'è la mozzarella. Sì, però questa qui è una pelle più scura, non sarebbe più. Comunque davvero tutto buonissimo. Vuoi qualche patata? Io la vedo. Quel patata. Tre tipi di patate diverse. Qui è decisamente. Potete anche bere l'acqua. Sarà contento anche Ricky quando torna. Proprio tanto. Poi c'è il consigliere, vuole prendere le patate. Oh sì, certo, che tipo vuole? Queste. Molto bene. Ero indecisa tra questo posto e un altro, che entrambi avevano dei prezzi buoni, però l'altro aveva 3 euro di costo di consegna, quindi ho detto ok, anche no. Ho tolto tutto e ho trovato questo che aveva comunque delle recensioni tutte positive, 5 stelle, cose del genere, e la consegna gratuita, quindi ho detto ok, vince questo. Buono. La mozzarellina, c'è ancora un pezzo di mozzarella. Addirittura gratuita la consegna. Mica mi ha portato tutto gratis, magari. Se fosse tutto gratis io mi comprerei tutto. No, però relativamente costi bassi prezzi, perché mozzarelline 2 euro ce n'erano un sacco dentro, 3, 6, 9 mi pare, 9 mozzarelline, anche di più, 2 euro. Le crocchette di patate anche 2 o 3 euro, quindi io direi che mangio ancora queste due crocchette qua, no, forse una anche. Ma che cosa danno? No, no, nada gli fa male, no, no, i cani no, anche perché lei adesso le devo fare la sua pappa.
La facciamo mangiare dopo? Solitamente Nala la faccio mangiare dopo perché tanto anche se le faccio riso e carne o comunque una pappa relativamente fresca, se noi stiamo mangiando comunque non mangia, lei spera sempre in qualcosa dal tavolo, quindi è inutile che la preparo prima, la preparo dopo. Ultima crocchetta perché sono piena. Basta. Ah, vi faccio vedere anche le patatine che non sono le classiche patatine che sembrano comprate, sono proprio patatone, cioè ispirano veramente tanto. Io non ho particolarmente voglia, poi le ho prese. Molto, molte patate. Sì, è grossa la confezione, l'ho pagato anche solo 2 euro, quindi Poco, ci wow. devi sempre comprare quello. Non Forse per lui si mangerebbe tutte le sere questo. no, neanche Comunque, in quel negozio rubo tutto quello che cucina. ma non c'è bisogno di rubare, puoi anche pagarle le cose. Oh no, io dico a tutti, dammelo gratis! Dammelo E se non me lo gratis. danno gratis, lo schiaffo sulla Ma faccia e Fede. mi cucino tutto Ragazze, ho cresciuto un mostro. Ho cresciuto un mostro, non un bambino. Mi fa morire. Ovviamente scherza. Vero che scherzi? No, perché poi magari qualcuno capace che ci crede, che tu vai. Comunque, io mi sparo ancora una mozzarellina perché avevo così tanta voglia che ancora una me la devo mangiare. Non ho proprio voglia. Incredibile. Vabbè. Io dico solo che quando Ricky ha saputo che ho preso queste cosine, mi ha solo detto, c'è neanche per me mozzarellina. Mi sa che piacciono anche a lui. Secondo te si mangia tutti questi? Se No, beh, tutti no, però. ne va solo, li metti in frigo e Li poi. mangiamo domani. Si scaldano, mica si butta. Mettiamo nel microonde, si scaldano e si Il mangiano. microonde, in Così si padella. mangia Vabbè, meglio. te li finisci domani, non è che devi mangiare tutti adesso. Allora, qua unisco. Così facciamo Non fuori dire quelle vuote, le buttiamo. Lì, quelle due lì sono piene. Io basta, ragazzi, ho avanzato io ancora questa ancora ciotolina. Io basta. Ce la faccio più. E ancora mi sono proprio tolta la voglia, cioè non credo che le mangerò ancora domani. Le lascio a Federico. Ti sei tolta la voglia, però se domani non le vuoi ti mangi il minestrone, noi ci mangiamo queste. Carino. No, sì, tanto il mio sonno l'ho finito, però domani ne faccio altro, sì. Mi sa che lo devi comprare. Fai un Ce altro n'è, giro. ce n'è. In freezer ci sono 2 buste di minestrone ancora da fare. Che gusti sono? Come questo, più o meno. Mi fa morire. E Ormai. ora vi faccio vedere anche Nara. Noi ci offendiamo e gli diamo da mangiare mangiare. Cosa aspetti tu? Adesso Non lo so, di prendere il sacchetto e ti faccio la pappona tua. It's like the world turned its back.